Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di due nuove uscite del Dynit Showcase, che come sapete, non mi ripeto più, è una casa editrice, cioè più che altro la collana che amo particolarmente perché sta portando autrici e autori che mi piacciono in particolare. E nel mese di settembre sono usciti con due volumi veramente strepitosi e sto parlando di Designer. Oddio, se si vedrà, di Yukari Ichijo, scusate la pronuncia, io non sono brava in queste cose, e Una donna e la guerra di Kondo Yoko. Di questo ne parleremo dopo. Parliamo di Designer, che appunto è edito da Dainit, la collana Showcase, ad un prezzo di 24,90 € con boh, 300, quasi 400 pagine. Senza nessuna pagina a colori, non so sinceramente se l'edizione originale avesse le pagine a colori. L'edizione Dynit è l'edizione standard, cioè col solito formato grande, la copertina in cartone, le bandelle laterali, quindi senza sovracopertina, e le pagine non bianche, un po' trasparenti come sempre. È un'edizione che comunque si rovina, e ve l'ho detto più volte, perché essendo cartonata come quelle Coconino, faccio un altro esempio, si rovinerà agli angoli, quindi sta a voi capire se vi piace appunto l'edizione o comunque spendereste 25 € per questo volume. Io personalmente li avrei spesi, ma avevo un buono di 12 € in fumetteria e l'ho comprato lì e quindi ho speso sui 12 qualcosa. Per quanto riguarda la storia, mi è piaciuta davvero tanto. Parla di Ami, una supermodella, diciamo così, molto fredda, che non racconta mai del suo passato. In realtà Ami ha un passato molto doloroso, fatto di perdite o comunque di abbandoni, e sta cercando disperatamente di capire chi l'ha abbandonata, cioè la persona che l'ha lasciata nell'orfanotrofio. Quello che succede è che Ami scopre appunto chi è la madre naturale, e questa scoperta la sconvolge davvero tanto, tanto che prendendo l'auto fa un brutto incidente e da lì in poi le cambierà la vita. E da quell'incidente incontrerà una persona che la porterà a vendicarsi della propria madre naturale. Quindi è una storia di vendetta, di risentimento e di colpi di scena sconvolgente e a dire poco, perché questi colpi di scena non avvengono pian piano, comunque non si intuisce nulla, ma vengono sganciate delle bombe praticamente alla fine. Ciò che ho adorato di questo volume è appunto questo, il fatto che parte lentamente. Cioè all'inizio è una storia classica, cioè se non vi piacciono gli shoujo anni 70, quindi vi faccio vedere un po' come sono, quindi con gli occhi di un certo tipo, uno stile di un certo tipo, non fa per voi sicuramente, o comunque un genere che non dovete neanche avvicinarvi perché è proprio classicissimo. La particolarità di questo volume è appunto questi colpi di scena che avvengono improvvisi. Una cosa che mi ha fatto sorridere è che lo spasimante, diciamo, di Ami, colui che la ama tantissimo, assomiglia, cioè a me mi dava sempre l'impressione di vedere Satomi di Lovely Night, non lo so perché, non, cioè ogni volta che lo vedevo lo associavo a Satomi, ma questo è un mio problema. È un volume che consiglio tantissimo per gli amanti appunto dei shoujo anni 70, per questo è uno shoujo che è uscito nel 1974, e Yukari Ichijo è una delle esponenti massime di questo genere, quindi io pretendo nuovi volumi di questo genere assolutamente. Soprattutto qua ci sono temi molto forti come la vendetta, come il fatto anche di cosa comporta la vendetta e provoca la vendetta, e soprattutto quello che succede alla protagonista portando avanti questa tipologia di
portando avanti questa tipologia di vendetta rispetto alla propria madre. È un volume intenso, veramente io non riuscivo a scollarmi di dosso questo volume, cioè quando l'ho iniziato lo dovevo finire, cioè anche se ho avuto delle pause perché magari dovevo fare altro, ritornavo sempre a leggerlo. Ti incolli praticamente dalla mattina alla sera, se potessi, a leggere questo volume, non riesci proprio a staccarti. È un volume molto forte e a tratti di storia vista e rivista, ma quel colpo di scena finale cambia tutto, o comunque quei colpi di scena messi qua e là cambiano tutto. Assolutamente consigliato a chi ama il genere, per chi non lo ama secondo me non dovrebbe nemmeno avvicinarsi. Mentre per quanto riguarda Una donna e la guerra, scritto da Kondo Yoko, tratto dai racconti di Sakaguchi Ango, ho scoperto grazie a questo volume che Sakaguchi Ango fa parte della stessa corrente di Dazai Osamu, e questo mi ha fatto amare ancora di più questo volume, che è un volume molto breve perché è di 170 pagine circa, all'incirca, ed è un ibrido. Perché un ibrido? Perché, questo me l'ha spiegato la curatrice della collana, Asuka, che saluto e ringrazio, perché ci sono due copertine e due frontespizi. Come vedete, questa è la copertina del fumetto vero e proprio e questa è la copertina della parte narrativa. Infatti in questa parte, tradotta da Maria Teresa Orsi, troveremo appunto in primis una biografia dell'autore e poi praticamente la descrizione in chiave narrativa del racconto stesso, preso probabilmente dal libro, sicuramente, e quindi potete leggerlo in tutte le due versioni. Ovviamente la parte narrativa porta quei dettagli in più che magari qui nella parte fumettistica, diciamo, mancano. Di cosa parla Una donna e la guerra? Parla appunto di una donna che vive con un uomo, ma non sono né fidanzati né sposati, vivono insieme per comodità, perché ormai pensano che il Giappone, che sta attraversando appunto la fine della guerra, non abbia più futuro e che ormai non abbiano nulla da perdere, quindi decidono di vivere insieme per comodità. La donna però ha diversi problemi psicologici o comunque caratteriali che li porta appunto da quando lei frequentava ed era faceva parte di un bordello. Lei ha fatto parte di un bordello per tantissimi anni, poi è stata riscattata, ha avuto talmente tanti soldi da aprirsi un'attività. Questa attività l'ha fatta conoscere Nomura. Nomura è colui che vive con lei. Lei non ha un nome, ma un altro problema che si pone è che lei è molto affascinata dai bombardamenti. Ha paura, però senza i bombardamenti si sente vuota, si sente spinta. È una sensazione molto particolare ed è una caratteristica molto particolare, perché viene nella trasposizione grafica, diciamo, e si vede molto intensamente la sua espressione durante i bombardamenti, cosa prova, e viene descritta ancora meglio nella parte narrativa, appunto. I due vivono insieme e si parla appunto della quotidianità di queste due persone, che pian piano, quando la guerra sta per finire, sanno che qualcosa si romperà irrimediabilmente. La donna viene trattata, ha delle pulsioni comunque molto forti sessuali, dovute anche dal fatto che è appartenuta ad un bordello, e queste caratteristiche, queste piccole cose che succedono durante la loro vita a fine guerra, sono molto importanti perché fanno capire un punto di vista differente rispetto ad altri volumi dove si parla della guerra stessa. In questo caso appunto si parla della quotidianità di due persone normali che anche durante la guerra le persone continuavano a fare e a comportarsi in modo normale e a provare dei sentimenti forti anche per un'altra persona, o comunque pensare a un futuro anche con un'altra persona, che si stava svolgendo una guerra, e anche se tutti i giorni era sempre più difficile vivere o comunque avere del cibo. È una storia molto particolare, bellissima, intensa, l'ho trovata
veramente bella, perché non c'è tanto, non ci sono tanti colpi di scena, ma si punta appunto sul rapporto tra i due e sul passato di lei, perché lei non avrà mai un nome in tutta la storia. Il volume mi ha colpita soprattutto per questo fatto di essere ibrido, che mi ha fatto vedere il volume da due punti di vista differenti e che ho trovato tutte e due molto affascinanti. Soprattutto adesso mi piacerebbe poter leggere questi racconti, appunto poter avere anche il libro in mano e poter leggere altro di Sakaguchi Ango. Io lo consiglio tantissimo per chi ama la letteratura giapponese, assolutamente, ma soprattutto anche a chi è un neofita e non ha mai affrontato un manga in generale, ma è un lettore di libri, in questo caso ha un ibrido fantastico. Kondoyoko è fantastica, va bene, l'abbiamo vista anche, La dote della sposa è spettacolare, cioè non so se si vedranno perché c'è una luce allucinante, è spettacolare, di disegni fantastici, adoro il suo tratto morbido, adoro come ha messo su una storia così difficile da raccontare, e anche la sua, il suo commento finale l'ho amato alla follia, quindi ve lo straconsiglio, lo consiglio anche a chi legge i libri, soprattutto perché qua troverete un ibrido fantastico. L'unica cosa che mi sento di consigliare per magari per un prossimo ibrido è di mettere una spiegazione iniziale, perché per chi si vede davanti un fumetto del genere magari fa fatica a capirlo, almeno io ho fatto fatica, scusate perché sono ignorante. Quindi questo ve lo straconsiglio a tutti, anche a chi legge libri. Questo è sicuramente uno dei testi più classici al mondo e quindi adatto a chi ama queste storie shoujo anni 70. In generale sono due uscite che ho amato in modo viscerale, in modo anche diverso l'una dall'altra ovviamente, ma che veramente vi straconsiglio di avere se potete, perché sono essenziali per ogni collezionista o comunque soprattutto una donna e la guerra, anche per chi legge i libri. Non mi dilungo sulla collana Showcase perché la conoscete già e vi avrò già linkato il video dove ve ne parlo, sapete che la amo tantissimo. Vi farò dei video riguardanti le uscite della collana Showcase quando ne acquisterò prossimamente, perché è una collana che amo tanto e quando ne acquisterò ne dedicherò dei video a queste uscite, sicuramente, senza ombra di dubbio. Con questo finito, fatemi sapere se avete acquistato questi due titoli o se li acquisterete. Qui sotto trovate i link ad Amazon per acquistare i volumi e i miei social per seguirmi sia su Facebook che su Instagram. Mi raccomando, scrivete nei commenti cosa ne pensate di questi due volumi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!